Inizia da ottobre una serie di incontri educazionali in alcune scuole primarie dell'infanzia di diverse città italiane per promuovere il consumo di alimenti arricchiti con iodio, dato che la carenza di iodio può provocare un deficit intellettivo nei bambini e disturbi della tiroide negli adulti. Direi che la prevenzione deve partire soprattutto nel periodo della gravidanza. Questo è essenziale perché le madri con carenza iodica certamente in qualche modo si sa che i bambini che nascono da madri iodocarente potrebbero avere una riduzione del quoziente intellettivo. Dalla scuola è fondamentale perché è l'informazione che deve passare su qual è l'importanza di questo minerale e che questo minerale deve essere assunto per evitare tutte le complicanze future. Durante gli incontri promossi dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, verranno fornite raccomandazioni pratiche per le donne in gravidanza e durante l'allattamento, ma anche tutte le indicazioni aggiornate sul fabbisogno quotidiano di iodio e sui cibi che lo contengono. Fondamentale è la formazione, della popolazione, quindi noi ci rivolgiamo anche alle scuole, ci rivolgiamo ai luoghi di lavoro, ai genitori, perché la formazione è quello che poi ti porti come bagaglio ed è quello che ti permette di fare le giuste scelte, le scelte salutari. La corretta alimentazione si parte dalla varia alimentazione, mangiare un po' di tutto, con un pizzico di sale iodato. Lo iodio non basta respirarlo, non basta andare al mare, lo iodio bisogna mangiarlo e oggi con l'utilizzo del sale iodato noi possiamo davvero compensare questa carenza nutrizionale. Mi interessa però dire anche un'altra cosa, è importante utilizzare poco sale e quel poco iodato e questo perché possiamo portare avanti due programmi di prevenzione, il programma di prevenzione per i disordini della carenza iodica e allo stesso tempo programma di prevenzione per le patologie cardiovascolari. Riducendo il consumo di sale. Di sale ne basta poco, ma quel poco deve essere iodato.